E non... Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio extra Della nostra Danielona Ovvero eh, il nostro Agente Zero ragazzi Questi, Questa serie, diciamo piccola miniserie Mettiamola così Ehm... All'interno della serie principale... Che è quella di Arrivani Cooper... Ehm, dedicata al nostro agente zero... Ovvero, ovvero scusate... La nostra Danielona Alberghini... E quindi dedicata ragazzi... Fondamentalmente poi a Strangerville... Il pack che è uscito da poco... Ora la nostra Danielona... Come avevamo stabilito nell'episodio precedente... Si è recata presso la biblioteca... Del luogo... Per cercare delle informazioni... Ma fermi tutti, chi c'è qua? Eccovela qua, ragazzi. to la prima stramba di turno. Ovvero Leslie Holland. Povera anima. Ma che ti prova a parlare con Leslie? Tu devi prima informarti, però. Però la nostra forse tenterebbe, ragazzi, eh? Però no, forse è meglio non rischiare. Lei è un agente preparato, ragazzi. Quindi prima deve informarsi. Quindi. Vieni qui tesoro, vai. Questo è l'edificio ragazzi per chi comunque non ha ancora il pack, non ci ha ancora giocato, eccetera. Quindi andiamo qui, molto piccolino, accogliente. Del resto, uh, vedete, shh, fai silenzio Daniela, mi raccomando. E, o meglio, agente zero, perché lei non deve, ragazzi, nessuno deve sapere qual è la sua vera identità. Fermi tutti, fermi. Oh, ma anche lui è un eh, ragazzi un suo informatore la nostra ne ha ovunque si sono incontrati qui per non dare troppo nell'occhio e ce n'è più di uno a quanto pare complottista complottista ragazzi eccoli qua ok Papa. Bene, ci incontriamo, vedo, lui. tu sei l'agente zero, beh certo che pensi che sono qui per mangiare cibo spazzatura, figuriamoci, no? Parlami un po' di questo posto, eccola lì ragazzi, scienziata, cosa succede? Lei fa la vaga, facciamo finta di giocare ovviamente Oh, yes, Ho intravisto yes. una tizia con la faccia strana. La biblioteca locale è nota per gli scienziati che svolgono ricerche negli archivi di StrangerVille. Mi, mi domando cosa stiano cercando, dice lui. Beh, sai, abbiamo, stiamo avendo molti giorni di pioggia da queste parti. E lei, beh, immagino visto quello che sta accadendo, chiedili della carriera. Però, tesoro, cerca di collaborare. Ah, lui ha visto la scienziata e si sta spostando, è per quello. Guardate, ragazzi, lancia sguardi in direzione della scienziata. Tesoro, uh, fai finta di discutere de degli interessi. Chiedigli anche della carriera. Dopodiché piazza una cimice, ragazzi. Vuoi far scoppiare una guerra? Dobbiamo restare in incognito, sta dicendo lei. E lui, beh, certo, per questo mi sono spostato. Magari qua fanno tutti finta di essere artisti, ma la realtà è un'altra, mica sono un lama. Hai capito? Girano troppi scienziati da queste parti. Se poco poco venissi sgamato, scoppierebbe veramente una guerra. Non sono un lama e non faccio l'amate. Bene, anche perché tutte le mie fatiche andrebbero nella spazzatura. Ti è chiaro? Quindi manteniamo un profilo basso e pulito soprattutto. Non bisogna attirare l'attenzione. Certo, questo cappellino. Bro, hey. Comunque, ottima mossa. Eh, ragazzi, eccovela eh, qua. Che piazza la sua cimicetta. Bel lavoro. E non ha fatto caso a spezzamento della cimice, usa il dispositivo di intercettazione per vedere se Andrea Villa spiffera qualche informazione importante. Quindi, sì, tesoro, eh, come dire la Danielona. Proviamo a parlare ancora di StrangerVille La Danielona ti ha fregato. Oh, yeah. Comunque, da dove è nato tutto ciò? C'è una specie di laboratorio segreto nel cratere a ridosso della cittadina. Bene, ok. Bene, ok, ora non comportarti come se fossi un robot, devi essere naturale, capito? Io farò delle ricerche. Eh? Qua sembra di stare nel giurassico. E non raccontarmi palle, capito? Appena sai qualcosa, vieni a riferirlo a me personalmente e a nessun altro. Ecco, bravo, vatti a fare una dormita. Quindi, la nostra, eh, cercherà negli archivi di Strangerville, ragazzi, no? Vieni qua tesoro, fai la vaga, cerca in più di un archivio poi. Perché dobbiamo insomma essere credibili. Vabbè Daniela però, un libro guardatelo, dai. Dai su. Tesoro, ma così guardi negli archivi? Beh, è una cosa bellissima. Cerca negli archivi, dai, proviamo a cercare ancora. Dobbiamo ragazzi, non dobbiamo attirare l'attenzione, quindi vai, fai almeno finta. Che te ne freghi qualcosa? È eh, tesoro, perché altrimenti qua la vedo dura. Allora, e mentre la nostra sta qui che cerca, insomma, guardiamoci intorno. Ci sono complottisti scienziati. Un complottista senza cappello che ha capito, ragazzi, il valore del non farsi sgamare. Quindi, magari la nostra verrà qui e farà una presentazione amichevole con l'unico che sembra aver capito. Che per non farsi sgamare non bisogna portare sto coso in testa. Sto scolapasta, Dai, su. Caro, però, mamma mia, che irritazione, ragazzi, quando non rimettono a poi. Mette nella sfoglia il libro delle pa dalle pagine cade qualcosa di interessante. Foto sospettamente sfocata. Ma tesoro, ma davvero fa vedere. Uh, uh, uh. Raccogli 15 prove su StrangerVie per completare un dossier segreto. Le prove si possono trovare interrogando la gente del posto e perlustrando il laboratorio segreto. Ottimo! Quindi parla di StrangerVie, dai! E guardiamoci sempre intorno, ragazzi! E no, essere no, contagiati un attimo. Non in gravi, Se sapessi uh, che sono il tuo contatto, scoppierebbe una guerra. Io sapere yeah, yeah, yeah. cosa succede a queste facce da Joker, va bene? Eh? Quindi cerca di essere un po' più dolce con me, carino. C'è tempo per andarsene a dormire. Senti, qui la vita è abbastanza nuvolosa, facciamo a capirci. Ok? Si può essere contagiati da un momento all'altro. Vedi, io sono un fan del contagio, guardate qua, ragazzi. È un fan più che altro di Vlad, ok? Di Vlad. Non voglio che tutto vada a finire nell'immondizia, capisci? Ho studiato troppo per arrivare dove sono finora. arrivato finora. Beh, se tu hai studiato, che pensi che io non abbia faticato? Mi raccomando, continua a fare un ottimo lavoro, dice lei. E eccomela qua, ragazzi. Col cimicianga, <ride> no vabbè, Daniela, sei tremenda. Vai, ma chi, ma figuriamoci ragazzi, cioè, ma chi immaginerebbe mai una, 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 un alberghini? No, una donna apparentemente, uh, osserva pianta bizzarra, Vieni ad osservare la pianta bizzarra, tesoro, e a scattare una foto, prima di subito. Ok, poi controlleremo tutto dal campo base, perché la nostra, ragazzi. È di notte che va in giro, poi di giorno deve sia riposare che... Ah. Questa pianta bizzarra mette un bagliore insolito, come se fosse controllata da un'altra entità. Sembra tra l'altro che qualcosa stia crescendo al suo interno. Bene, fermi tutti perché noi abbiamo un'altra foto. Vediamo un po'. Ok, dobbiamo raccogliere 15 prove, siamo a 2, quindi direi che ce n'è ancora di strada da fare. E la nostra, a questo punto, io non ce la vedo già. Oh no, anche un militare, ragazzi, membro dell'esercito Jess Sigworth. La nostra Jess. Oh, mannaggia, no, no, tesoro. Lascia perdere per ora perché la nostra vorrebbe prima in realtà. Cercare di carpire informazioni dalla scienziata. Da una scienziata in particolare. Ma non deve dare troppo nell'occhio. Quindi adesso si avvicinerà con la scusa. Ne ha molto con questo computer, mi perdoni? Sa devo fare una ricerca sui cibi locali e lei ma no guardi veramente ho quasi, ho quasi finito quindi la nostra cosa farà azioni forma un gruppo e formerà un gruppo con Irene Gentile che speriamo sia veramente gentile ragazzi perché verranno qui io già me le immagino chiuse qua dentro in bagno quindi vai qui insieme basta charlare tesoro però metti da parte i bollenti spiriti ti prego. Lascia, lascia perdere. Verranno qui. E lei è flirtante. Perché? Perché è entrata nel... Mm, al bagno, ragazzi. Cioè, parliamo di StrangerVille, cara. Quindi hai qualche informazione più per me? Cosa cappero sta succedendo qui? La gente non dovrebbe preoccuparsi del laboratorio segreto nel cratere. Ci lavorano elementi di primordine. Davvero di primordine. Sta dicendo. Chiedi della sua giornata. Quindi non vuoi sbilanciarti, eh? Guarda che non sono venuta qui per fare quattro chiacchiere per parlare del cibo spazzatura che c'è in questa città. Guarda da me non otterrai informazioni. Vuoi che scoppi una guerra con i militari del posto? Eh? Ma davvero non vuoi spifferarmi niente? No e ancora no. Va bene, sei stata inutile. E non stringermi, penseranno che stiamo lavorando insieme. Ma figurati, non ho più niente da dirti. Eh, certo, tesoro mio. Così ti voglio, che fai finta di niente. Brava, brava. Diamo uno sguardo in giro, ragazzi. La mappa, comunque, è veramente carina. Guardate, è un posto, ragazzi, veramente carino. È quello che è un po più, mi dà un po' più l'idea di cittadina, comunque. No, nel senso che ehm, grazie a questi edifici, no? piazzati un po' più così, sembra veramente di stare all'interno eh, di una piccola città. Ecco, no? Quindi mi piace molto la mappa, insomma, come la, la scenografia. Mettiamola in questo modo, ragazzi. Molto, molto carina. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi della mappa, cioè se magari vi aspettavate di meglio o altro o se comunque ha soddisfatto le vostre aspettative. Allora tesoro, prima di eh, andare in giro direi che è il caso di andarsene in bagno perché così no? Perché la nostra ragazzi non è. Prova a cercare ancora negli archivi. Non vuole arrivare impreparata. Lei è una professionista, del resto, ragazzi. Sa che i casi vanno studiati prima. Ed a fondo anche. Quindi, vieni qua, tesoro, cerca altro. La scienziata le butta sempre un occhietto. Non ha capito la scienziata. Bene, qual è il ruolo di, di, di Daniela? Ovviamente, non sa nemmeno che uh, si chiami Daniela, appunto. Ragazzi, ovviamente, perché la nostra è la gente zero. Volantino promozionale, scarichi intasati, chiama gli idraulici infiltrati per un sopralluogo gratuito, siamo disponibili a tutte le ore, anche quando non sei in casa. I nostri furgoni all'avanguardia si avvalgono delle più moderne tecnologie idrauliche capaci di collegamento satellitare, beh certo. Ovvio no, ragazzi, ovvio. Ma tesoro, perdonami, ma... Ma prendi un pezzo, assolutamente sì. Mangia qualcosa visto che azioni rimuovi dal gruppo. Anzi, no, azioni proprio sciogli il gruppo perché che cosa dobbiamo farci? Sciogli il gruppo, mangia qualcosa, approfittane. Saranno schifo come minimo. E poi evitare l'occhio vigile. Ovvero, ragazzi, questo libro. Daniela, dacci una gioia. Non, non stai attirando l'attenzione facendo uno spuntino in biblioteca, no, proprio per niente. Però dai, poi leggi questo libro. Piatti che svaniscono da soli, bestia, ma Strangerville. Oh. E la nostra deve, ragazzi, leggere questo libro per essere più informata, perché come vi ho detto prima, ma ci manca che la nostra vada in giro, ragazzi, senza avere una... Formazione, fra virgolette, diciamo adeguata. A no? avere più di informazione perché addentrarsi, poi comunque, ragazzi, nel laboratorio prima stagionale televisiva, te la vedrai dopo tesoro. E eh, insomma, no, sarebbe mh, da gente inesperto, mettiamola in questo modo. E quindi, ragazzi. Sì, la nostra è tornata alla base. Con un obiettivo ben specifico, ovviamente, vieni qua. Vai qui. Ovvero quello di intercettare le conversazioni, andiamo in ordine, ragazzi, con ordine, partiamo dal nostro Erwin, che è il primo con cui la nostra ha avuto il piacere di no parlare e piazzare una cimice. Ti vedo presa, Daniela. Tutto bene? Vedete? Fatti un'altra risata, tesoro. Vai. Quanta professionalità, ragazzi. Vediamo un po' cosa riesce a carpire la nostra Danielona. Vai, Danielona, siamo tutti con te. Non mi fido più della frutta, e tu, e eh, non dovresti fidarti neanche tu. Mazza, una... proprio una prova, eh, tesoro. Affascinante, veramente. Segretissima, ma che stiamo scherzando, vabbè. Poi andiamo avanti, intercetta le conversazioni di Andrea Villa. Io ovviamente, ragazzi, velocizzo il momento in cui lei sta al computer per ovvi motivi perché altrimenti stiamo qua a vent'anni. Ti dico che nel cratere sta accadendo qualcosa. Ho visto le luci nel cielo. Beh, questo già è più utile. Intercetta le conversazioni di Simone. Che poi è una, ovviamente, ragazzi. La, come potete vedere, la conversazione che può essere intercettata: no? Se nel laboratorio non c'è nulla, perché non ci fanno entrare? Dimmelo! Eh, certo, giustamente. E ora la conversazione che le interessa di più: quella di questa Irene, non affatto gentile, giusto, tesoro? Vedete, è molto più concentrata la nostra Danielona. Cosa hai scoperto? Qualcosa di interessante? Ti vedo euforica. Allora dai, quella cosa nel laboratorio, l'intera cittadina è in pericolo, eccola lì. Bene, perfetto, questa... Secondo me ragazzi, poi è la prova più schiacciante, diciamocelo, no? Non possiamo ancora compilare il dossier segreto. Però stiamo a metà ragazzi, a metà del lavoro. E non è male. Proprio per niente. Io ragazzi, comunque adoro questo lotto. Direi, ragazzi, che a questo punto la nostra si concede una doccia, un po' di svago, un po' di riposo, e poi siamo pronti a questo punto, ragazzi, per mm, andare alla ricerca di altre informazioni. Perché vorrei completare il dossier. Guardate, rieccola questa, ragazzi: una cosa proprio allucinante, anche un po' inquietante. Ecco, c'è il bar ancora da visitare, insomma, c'è, ce n'è ancora per fare dei, insomma, no, per impicciarci, ragazzi, ci sono ancora dei posticini da vedere. Perché il laboratorio, ragazzi, è l'ultimo, diciamo, luogo, vabbè, ti sei cambiata tesoro, eh, beh certo, stai in abiti civili adesso, l'ultimo luogo in cui la nostra dovrà recarsi. E all'una di notte, ragazzi, ormai quasi le due, la nostra si ritrova in questo bar. Che si chiama Otto campane. Vediamo un po' com'è. Vediamo. Che sembra carino, eh. Semplice, carino, sì, ragazzi. Molto. E wow. C'è un membro dell'esercito, ragazzi. Mica roba da poco. E c'è anche una signora truccata come Arlecchino. Brava. Ma lo sa che il carnevale è finito giusto ieri? Vabbè, allora dunque. Vieni qua. Ehm, e ordina del cibo. Mm, 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 Tap, scompite e hummus, dai. Ordina qualcosa. Perché così con la scusa... si sì, salve. Avete un piatto da... Oh, perfetto, grazie mille. Sì, poi tesoro, accomodati però, eh. Non iniziamo... No, 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 qua ti devi sedere. Perché la nostra? Ma che cosa ci fai tu qua?! Ma, ma ragazzi, oh Jacopo, porca pera, guarda se non mi fai una triste fine. La nostra cercherà ovviamente non, non lo conosce, ragazzi, lo ignorerà. La grande, allora, sono nuova di questa cittadina. Cosa mi può raccontare? Ho saputo che cosa cose stando al laboratorio segreto. Probabile che gli scienziati e i meme dell'esercito di queste parti possano gettare un po' di luce sulla situazione. Ma in realtà la nostra mh, ha ben altri interessi. Porca pera, è andata via! Dov'è andata, ragazzi? Dov'è andata? Si è dileguata che abbia capito che la Danielona non è una semplice. Cittadina, un semplice civile del luogo, ragazzi, perché siamo arrivati noi e il membro dell'esercito si è dato. Ho detto proprio fra noi, ragazzi. Mmm, Questa cosa ci puzza, Danielona. Ferma, eccola qua, molla il piatto. Corri, altre scelte, vai amichevole. Presentazione amichevole, corri, 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 Danielona, corri. No ragazzi, vabbè, è un continuo trovarsela in mezzo Eh sì, eh sì, vai Allora, non brilla proprio il sole da queste parti, eh? Con chi ho il piacere di parlare? Ma chi sono io non è importante Parla di Strangerville È eh, per, per caso un artista? Ha un look un po' strano Insomma, vuole dirmi chi è? Ma vuole dirmi invece lei Cos'è questa storia? Eh? È una cittadina adorabile Spero che il posto ti piaccia Però tenete la larga del laboratorio segreto nel cratere Certo, come no Ma lei dirà qualcosa del tipo Ma io non so proprio di cosa Sta parlando, guardi Forse di quella tizia laggiù inquietante mm? Ma davvero non sa niente Eppure ci sono molte foto in giro con lo smartphone è inutile che mi fa questi finti sorrisi Vabbè, discuti nel dettaglio della prima stagionale, certo, perché è la nostra, no? Cosa ha fatto? Ha passato il suo tempo chiusa come un orso in caserma a guardarsi la prima stagionale? Ma come si permette di rivolgersi a me in questo modo, eh? Sta parlando con un membro dell'esercito. Sì, va bene. Um, ha qualcosa sul vestito. Cosa? Uh, una briciola. Comunque non si permetta mai più. Ha capito? Le costerebbe moltissimo olio accusare una... Cittadina rispettabile come me, sì, certo, si prende un cappuccino che a quanto pare dorme in piedi. Va bene. E la nostra non può fare a meno, ragazzi, di notare la tizia. Ovviamente, che è veramente inquietante, ragazzi. Tra l'altro, vieni qui, tesoro mio. Fai una presentazione amichevole. Perché, se con i pezzi grossi la nostra non ha ottenuto niente, allora forse con i pesci più piccoli. Ah, mi sono trasferita qui da poco. Allora, com'è StrangerVille? Ma è un posto adorabile, sappiano di arte, eh? anche se le interessano i videogiochi. Oh mio Dio, questa va verso la nostra base. Il laboratorio segreto nel catale ridosso da cittadini e interventi civili. Non dovreste andarci in, in alcun caso, va bene quindi scudi degli interessi beh ho sentito che c'è molto movimento ci sono state anche delle risse ma di cosa sta parlando quello che dicono di strangerby non è assolutamente vero ne è sicura eh sa perché non dovreste perdere tempo a prendere mosche voi dell'esercito ma si figuri anzi, se ha bisogno venga qui di un abbraccio consolatorio ma certo Vedi, noi facciamo il nostro dovere. È musica per noi e non perdiamo certo tempo a prendere mosche. Ok, va bene, cara. Buon per te. Ma vi state fregando il mio piatto qua? Mangia! Ma la cosa più inquietante, ragazzi, è che la tizia è andata da questa parte. Me la ritroverò in casa, tipo, non lo so. È sparita da questa parte, ragazzi. Ah no, eccola lì. Cioè, ragazzi. Guardate i movimenti. È inquietante davvero sta cosa, comunque. Ce la vedete la Danielona? Conciata così, stile Joker? Dei poveri? Prendi una porzione, ma una porzione insieme con chi? Azioni, sciogli il gruppo, assolutamente. E che cosa ci faceva? Jacopo, qui, ragazzi, cosa ci faceva? Talmente disperato da non aver potuto avere la sua Priscilla che sta si sta buttando, ragazzi. Vuole essere contagiato, fine. No, non ha più sogni né speranze. Dai, no, speriamo di no. Uh, guardate che carino. Cambia stazione. Metti un po' di musica blues perché ti vedo. Anzi, veramente ti vedo più adatta, cara, alla musica jazz. Non lo so perché. Regola il volume al minimo, ovviamente. E ascolta musica jazz. Fai finta di niente, ovviamente, tesoro. Stai qui. Bisogna rifocillarsi. Perché sono le 5.38 del mattino. Vai a... A Cappero, il tuo informatore. Orario di esercizio, 9... Apre alle 9 e chiude alle 3. Ah, però, cavolo. Ce ne sono di orari. Uh, 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 uh. Cioè, nel senso, uh, orari veramente molto... Membro dell'esercito. Ampi, ragazzi. Allora, presentazione piacevole. Vai, vai. Vai che è l'ultima su cui puoi puntare. Perché poi, ovviamente... Eh, la nostra, ragazzi, lavora nell'ombra, no? Quindi dovrà ritirarsi. Dai, Danielona, possiamo farcela. Sa, sono qui in città per una mossa locale. Ma davvero? Eh, sì. Mi chiedevo. Ho sentito dire che ci sono molte stranezze, rieccavela. È una cittadina adorabile, sì, certo, come no. Guardatela laggiù, ragazzi. È inquietante davvero. Dag, dag. Uh, entusiasmati per la torta alla frutta Quattica, E poi piazza una cimice Tanto non ricaverai un ragno dal buco qua Il tizio l'ha vista e si sta dando la, no, la tizia viene verso di noi No, se ne sta andando anche lei No, viene proprio verso di noi A questo punto Prova a parlare con Jess Vai, prova Basta, lascia stare sta tizia Provaci Danielona Oh, santo cielo Piazza Nacimice I nostri occhi sono aperti Anche fin troppo Fai tornare in sé Sei guarita, tesoro Un paio di cinquine e tutto è passato Oh, mamma mia, fermi! Parla di StrangerVille! L'abbiamo fatta tornare in sé, ragazzi! Allora? Cos'è successo? Eri in uno stato a dir poco pietoso? Quelli squinternati complottisti credono che al laboratorio segreto nel casale stiano insabbiando qualcosa, ma non ne hanno la minima prova. Eh beh, per com'è riconciata, però, tesoro. Direi che no. Che dire della giornata? Immaginiamo le stia chiedendo: ti ricordi qualcosa? Mm, cosa dovevi ricordare? Non lo so, l'ultima cosa che mi ricordo è che ho fatto colazione con un muffin e poi ho fatto le pulizie. Era un martedì. Sì, peccato che si tratti di una settimana fa. Uh, bene, qui, questo è un gioco pericoloso, sta dicendo Daniela, eh lo so tesoro. Fai una cosa, torna. Vai qui, torna verso la tua base e vediamo se riusciamo a mettere da parte ragazzi altri indizi per il nostro dossier. Ed è alla sua base ragazzi che la nostra ha l'opportunità di ascoltare interc altre intercettazioni, scusate. Quante cimici abbiamo ancora? Due. Eh fa tanto caldo tesoro, ma tu hai... Gli abiti giusti, quindi stai tranquilla. L'ordine è giunto. Uh, no, scusate, l'ordine è giunto dai vertici. Ok, a nessuno è consentito di tornare nel laboratorio. Mm. Intercetta ancora le conversazioni, ce ne sono altre tre quindi, ragazzi, perfette. No, sì, per no, non è vero, non sono perfette. Quante ne servivano? Madonna mia, ragazzi, buonanotte 15, mi pare 15. Quindi siamo già a buon punto, però, eh. Già a buon punto. Quindi fai velocemente questa cosa, tesoro, perché vorrei. Ho visto cose davvero assurde ai miei tempi. Ma quel laboratorio, il solo pensiero mi fa ancora rabbrividire, ragazzi. Alessandra Ricci, vai così, tesoro mio. Insomma, la nostra. Ha ah, spaziato un po' ovunque, ragazzi, dai semplici civili a scienziati a complottisti per poi arrivare addirittura L'ordine, vabbè, è giunto ai vertici, bla bla bla, è ehm, giunto dai vertici, o meglio scusate, fino ad arrivare poi anche comunque, no? A, ai militari comunque, a, sì, ai militari locali, ecco. E quindi la cosa è veramente inquietante. Adesso la nostra Visto che mancano, dunque, siamo a 10 prove. Abbiamo due cimici come minimo, acquista cimici. Anzi, non le acquisterei qui, le acquisterei da sempre dal chioschetto. Parla ancora di Strangerville e poi inventario segreto. Do, torno dopo aver trovato le strane spore nel laboratorio segreto, mm. perfetto, e poi? torna dopo aver esaminato la porta del laboratorio, questa era interessante, poi prova a contrattare, vai! E direi che nel frattempo che la nostra Danielone è qui, parla di StrangerVille e acquista, credo uh, che accadano di cose, dovresti riuscire a intrufolarti passando dal cancello posteriore, ottima informazione, vedete gli informatori ragazzi, eh. compra abbigliamento scontato, compra articoli scontati. Mentre la nostra è qui, ragazzi, che acquisterà altro materiale, altre cimici e cose del genere, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi ne abbiamo due, 12, 13, 14, 15, però restiamo sul vago, prendiamone un'altra decina. Eh, cioè, nel senso, sul vago, restiamo, insomma, un po' larghi, ecco. Eh, non eh, troppo precisi. Ci fermiamo qua, ragazzi, e nel prossimo episodio. Il nostro obiettivo principale sarà quello di terminare, um, cioè completare il dossier. Quindi la nostra andrà ancora in giro, ragazzi. Vieni qua tesoro, osserva nel frattempo la pianta bizzarra e dopo vieni qui e fai il tuo lavoro perché la nostra sicuramente, ragazzi, farà... Carriera, no, uh, dov'è, dov'è, dov'è? Mi, mi dimentico sempre. Internet, ecco ragazzi, esplora il database dei servizi segreti, fai una ricerca di informazioni, magari con quelle che ha ottenuto. Ragazzi, confronterà e poi indagherà su Jess, perché comunque è quella che è stata colpita no, da questa strana. Malattia, fra virgolette, al momento possiamo chiamarla così? Da questa strana epidemia, è eh, così, mettiamola in questo modo. Quindi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale, mettermi mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Mi raccomando, andate e iscrivetevi. E campanelline attive, ragazzi. Non ve lo dimenticate. E che dire, fatemi sapere cosa ne pensate della nostra Danielona. Sta lavorando bene, dovrebbe fare altro, ragazzi? Eh? Avete delle mosse da suggerire? Nel prossimo episodio, sicuramente, l'obiettivo, appunto, di, come dicevo, sarà quello di completare il dossier e poi magari di iniziare a dare un'occhiata a questo laboratorio. Vediamo, perché vi ricordo che c'è un qualcuno che la nostra deve ancora incontrare, ma non vi dico chi, ovviamente, più avanti. Lo scopriremo. Quindi, ragazzi, che dire. Io vi abbraccio forte. Vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo. Ormai lo sapete bene, sul SubSimmers. E non.